È stato arrestato dai carabinieri a Cittanova il latitante Giuseppe Facchineri. Con la Domenica delle Palme iniziano i riti della Settimana Santa. Lo sport. E buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. È stato arrestato dai carabinieri a Cittanova il latitante Giuseppe Facchineri, di 47 anni, elemento di spicco dell'omonima cosca con precedenti per associazione di tipo mafioso, omicidio, strage, rapina, porto abusivo di armi, violenza e minaccia pubblico ufficiale, furto aggravato, ricettazione. Facchineri, già sorvegliato speciale, era ricercato dal 2016 quando, nell'ambito di un processo a suo carico, dopo il ripristino della custodia cautelare in carcere, non aveva più fatto rientro nell'abitazione dove scontava gli arresti domiciliari. L'arresto del 47enne è stato fatto al culmine di un blitz condotto dai carabinieri di Taurianova con l'ausilio dei militari dello squadrone di portato cacciatori e dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia. L'uomo è stato trovato nel covo dove periodicamente incontrava la moglie. Le indagini dei militari sono andate avanti per oltre un anno e mezzo. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, insieme allo SCICO e sotto le direttive della DDA, ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore complessivo di 84 milioni di euro nei confronti di 11 presunti affiliati all''Ndrangheta. Le persone destinatarie del provvedimento apparterrebbero in particolare alle cosche Morabito ed Aquino. Tra loro inoltre anche alcuni imprenditori contigui agli stessi gruppi criminali. I beni confiscati consistono in particolare in 8 società commerciali comprensive dei rispettivi patrimoni immobiliari. Tra i beni oggetto del provvedimento anche alcuni complessi residenziali in alcuni centri della Locride. La confisca costituisce l'epilogo di un'articolata indagine, operazione Metropolis, coordinata dalla DDA Regina. Le investigazioni si concludevano nel 2013 con l'esecuzione di 20 provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere di tipo mafioso e di intestazione fittizia di beni. E assoverato è stata celebrata la Domenica delle Palme. Vediamo. Ci troviamo nell'oratorio della parrocchia Maria Immacolata di Soverato, si è appena conclusa la celebrazione della Santissima Messa delle Palme, a fianco a me il nostro parroco Don Pasquale Rondinelle. Don Pasquale, una celebrazione che ci porta nella Settimana Santa, la settimana più importante per un cristiano, quella di un ricordo di dolorosa sofferenza per poi avere insomma quello che è la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Sì, con la Domenica delle Palme, come ha giustamente detto lei, inizia questa bellissima settimana che, se da una parte ci fa assistere al Calvario, alla sofferenza del Signore Gesù, dall'altra parte si conclude con la sua risurrezione. E questo ci fa capire che anche per noi uomini c'è sì un cammino fatto di sofferenza, di difficoltà, un cammino che porta alla morte, ma non tutto finisce con la morte, ma grazie al dono della vita che il Signore Gesù ci dà attraverso la sua risurrezione, noi tutti potremo per sempre essere felici davanti al Signore. Il cammino della nostra città, come il cammino di ogni città del mondo, è fatto di tante cose belle e anche di tante cose negative. Certo, arrivati al periodo della Pasqua dovremo metterci a fare un bilancio, ognuno di noi personalmente da una parte e anche come città, su come noi viviamo la nostra presenza di cristiani qua, su questa terra e in questa città.
penso che se facciamo un esame approfondito ci rendiamo conto come ci siano sicuramente dei fenomeni di morte, dei fenomeni in cui non si percepisce la felicità, ma si percepisce invece l'angoscia, la difficoltà del vivere. Basta pensare per esempio alla difficoltà del lavoro che molti non hanno, ai problemi che molti giovani vivono, non perché li vogliono vivere ma perché ci sono costretti, ad altri che magari li vivono perché se li sono scelti, ad altri problemi che magari si vivono all'interno della nostra, delle nostre famiglie, tra marito, moglie e i figli, alle malattie che in un modo o nell'altro prendono tutti. Ecco, basta pensare a tutte queste cose per renderci conto che ci sono delle cose che dobbiamo necessariamente provare a cambiare. Noi possiamo, con l'aiuto del Signore e pensando al fatto che siamo chiamati a costruire un regno migliore, una città migliore, provare almeno a superare quelle cose che noi da parte nostra riusciamo a superare. Ci sono delle cose che con il nostro contributo possono migliorare, penso per esempio all'ordine nella città, alla pulizia, a tante cose che possono rendere più vivibile la nostra città, facciamolo. E se poi ognuno di noi ha da dare anche un contributo di idee, sia alla comunità parrocchiale, sia alla comunità tutta cittadina, per il miglioramento di certe strutture, di certe situazioni che non vanno, è bene che lo faccia, nessuno si tiri indietro. La Pasqua ci dice che dobbiamo essere protagonisti e concorrere con il Signore Gesù al miglioramento di questa città. Pasquale, però non possiamo non ricordare in questa che sarà una settimana di vivo ricordo del Calvario di nostro Signore Gesù Cristo, che ancora oggi purtroppo nel mondo si uccide nel nome di Dio. E gli eventi di questi giorni, e credo che molti di noi oggi hanno pregato proprio per quelle morti innocenti che continuano ad esserci. Io credo che uccidere nel nome di Dio sia la cosa più aberrante che possa esistere. In qualsiasi Dio uno creda, uccidere nel suo nome è sempre una cosa che non va e che è un modo di vivere contro l'uomo, è un modo di vivere anche contro Dio, perché Dio non ha creato l'uomo per la morte, Dio vuole la vita di tutti. Il Dio nostro, ma penso anche gli dèi o il Dio che predicano altre religioni o che vivono altri fratelli di religione diversa, sicuramente non vuole la morte di nessuno. Penso in questo momento per esempio al Dio di Maometto, ad Allah, viene chiamato il misericordioso dagli islamici questo Dio. Non è possibile che un Dio che è chiamato il misericordioso voglia la morte degli uomini, assolutamente no, perché sennò andrebbe contro quello che è il suo nome, la sua caratteristica prima. Ma penso anche a tante persone che magari uccidono nel nome di un Dio loro particolare, che può essere il Dio denaro, il Dio potere, il Dio sesso, non so che cosa, tutto. Ecco, ogni volta che noi innalziamo qualche cosa a divinità e nel nome suo facciamo delle aberrazioni, stiamo andando contro Dio in ogni caso. Ecco, e allora io credo che ci dobbiamo impegnare di più perché a livello mondiale ci sia dialogo. E dialogo vuol dire ascoltarsi prima di tutto, ascoltare bene quello che l'altro ha da dirmi, per capirlo bene, per poter poi dire anche ciò che io ritengo sia bello della vita. E tutto questo per trovare quel punto comune che ci aiuti a crescere insieme, a camminare insieme nella difficoltà, certo, e nella gioia di ogni giorno. D'altronde il cammino significa pure questo, soprattutto soffrire, avere difficoltà. Se uno basta semplicemente che a piedi vada da Soverato a Torre Ruggero, come si fa ogni anno per andare alla Madonna delle Grazie, ti rendi conto che il cammino è difficile. Ma come è difficile un cammino fisico, è anche difficile un cammino di idee, un cammino di culture, un cammino di religioni. E se noi ci sforziamo di dialogare di più, pur nella difficoltà di tutti i giorni, riusciamo a dare più senso a questa nostra umanità. E lì, Emasa Battani. Che significa?
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Don Pasquale, lei è il parroco della nostra città. Agli amici telespettatori di Soverato 1 vuole augurare la buona Settimana Santa? Sicuramente, non posso non augurare una buona Settimana Santa, ma soprattutto voglio augurare una buona Pasqua, perché la Settimana Santa, se non culmina nella Pasqua, non ha nessun senso. Allora auguro una buona Pasqua, cioè auguro a tutti che possano, contemplando il mistero della morte e della risurrezione del Signore Gesù, immergersi in questo mistero, sentire che anche loro sono chiamati a passare dalla morte alla vita. E allora invito tutti, a fare un piccolo passo verso un di più di bene. Probabilmente nelle nostre famiglie c'è qualche divisione, proviamo a parlarci. Probabilmente nella città ci sono delle incomprensioni, proviamo a discuterne, a vedere di risolvere. Probabilmente ci sono degli amici che sono diventati nel corso degli anni dei nemici, proviamo a incontrarli, a fare una telefonata. Oggi sarebbe bellissimo che ognuno di noi provasse a fare questa cosa. Oppure un padre che magari con un figlio o la figlia non parla da anni, provi a chiamarlo. Non aspetti che sia il figlio o la figlia, lo faccia lui, perché tutto parte dal Padre, come tutto parte da Dio che è Padre. Ecco, se noi riuscissimo a fare questo, io credo che la nostra Pasqua sarà bellissima. E allora veramente con questo desiderio nel cuore auguro a tutti buona Pasqua, a tutti, ai nonni, alle nonne, agli zii, alle zie, ai padri, alle madri, ai figli, a tutti coloro che ci seguono in questo momento attraverso la TV. Dio che nella passione del suo figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Anche nel centro storico di Badolato è stata officiata la Domenica delle Palme, il servizio. I tradizionali riti della passione, morte e resurrezione di Gesù hanno avuto inizio la Domenica delle Palme presso la chiesa matrice di Badolato con la cerimonia di benedizione dei ramoscelli d'ulivo, simboleggianti la pace e la discesa sulla terra del Figlio di Dio, e delle foglie di palma, rappresentanti la divinità e la vittoria sulla morte di Cristo. Alle ore 9:30 i devoti hanno rievocato il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme con una breve processione. Essi hanno attraversato il corso principale del paese e in pochi minuti sono giunti nello spiazzo antistante alla chiesa di San Domenico, dove un fedele ha sostituito l'insegna cristiana d'ulivo, fissata in cima al monumento della croce lo scorso anno, con quella appositamente intrecciata poco prima. Al rientro nella chiesa matrice, padre Modeste Giafanoni, coadiuvato dal seminarista Amedeo Gallelli, ha celebrato la messa e stimolato, attraverso la lettura di alcuni brani estrapolati dal Vangelo di Matteo, la riflessione degli astanti sulla Passio Domini, sull'estremo sacrificio, cioè compiuto dall'uomo di Nazareth, per la salvezza del genere umano. Tutti i cristiani sono invitati a rileggere e a vivere
il mistero della passione di Gesù. Gesù è figlio di Dio, Gesù è Salvatore, però viene condannato, viene messo sulla croce, è condannato a morte, una pena molto forte, una pena molto vergognosa. Non meritava al figlio di Dio questa condanna, però Gesù l'ha accettato, obbediente fino alla fine. E perciò ho detto, tutti i cristiani sono invitati a rivivere, a leggere questa strada di Gesù, anche di accettare la vita, perché sono tanti gli uomini che sono ancora trattati male. E vediamo nella TV, nel giornale, tutte cose brutte che succedono nel mondo. Allora la Chiesa prega sempre per gli uomini, che la pace di Gesù, morto e risorto, regna nel nostro mondo, nella nostra società, e anche regna al mondo interno. Questo è il significato della Domenica delle Palme: sperare la Pasqua, vivere la strada di Gesù fino al Calvario. E passiamo alla pagina sportiva. Come ogni lunedì, il Volley Soverato è stato sconfitto nel derby di Calabria, disputatosi al Palasurace di Palmi, nel match valevole per la penultima giornata di campionato. La compagine soveratese ha comunque raccolto un punto che permette di muovere la classifica e mantenere la quarta posizione solitaria. Servizio. Stefano Saia, si interrompe a Palmi la striscia di vittoria del Volley Soverato, una partita lottata, intensa, bella, spettacolare. Alla fine vince il Palmi al tiebreak 3-2, ma arriva comunque un punto utile che fa classifica per il Soverato. Sì, assolutamente, noi abbiamo fatto una partita intensa contro un Palmi che è rimasto in partita per tutti i 5 set. Devo dire che noi siamo stati molto bravi, mura difesa, abbiamo lasciato probabilmente qualche episodio di troppo, la palla cadere per terra, ma devo dire che l'intensità è stata alta da tutte e due le parti e dalla nostra soprattutto. Abbiamo finito tutti e quattro i primi set con un attacco più alto rispetto a Palmi, probabilmente siamo mancati nei momenti importanti con la lucidità di scegliere il colpo migliore, ma ripeto, le ragazze hanno fatto una gran partita e sono contento di quello che è successo qui in campo. Poi ci sono situazioni che sono poco prevedibili, un filotto in battuta, una palla attaccata dai 6 metri che prende il nastro, quello ci sta. Probabilmente dobbiamo ancora di più lavorare per smussare le cose che possiamo ancora migliorare, e continueremo a farlo partita dopo partita, giorno dopo giorno in allenamento. Probabilmente un po' meno reattive, un po' meno lucide solo nel tie break la squadra oggi, perché negli altri set, oltre a quelli vinti, quei due persi sono stati persi ai vantaggi, la squadra è stata sempre in partita. Sì, più che meno reattive parlano i numeri. In attacco abbiamo attaccato peggio di loro nel tie break, solo quella, la differenza è stata quella. Nel tie break probabilmente per una serie di motivi abbiamo diminuito la nostra efficienza in attacco, e loro ne hanno approfittato spostando l'inerzia dalla parte loro. Ripeto, in un tie break probabilmente dobbiamo cercare di essere più cinici, ma non voglio rimproverare niente alle ragazze, perché era una partita che aveva tantissime sfaccettature, tantissime implicazioni. Sono contento per l'intensità, probabilmente possiamo fare ancora meglio come ricerca dei colpi d'attacco, soprattutto nei momenti in cui la palla non è alzata perfetta. Coach Giangrossi, una bella prestazione quella del Palmi, vince il derby al tiebreak 3-2 rimontando da 2-1, quindi una bella prova di carattere anche, direi, di questa squadra che continua quindi a sperare in un posto dei playoff. Sì, avevamo tanta voglia di vincere la partita, uno per continuare a sognare i playoff, perché
chiaramente erano alla portata fino a domenica scorsa, quindi era un peccato sciupare così la nostra occasione, e due perché volevamo un po' riscattare anche la bruttissima prestazione dell'andata, dove Soverato c'era stata superiore in tutti i fondamentali, quindi avevamo tanto desiderio di giocare una bella partita davanti al nostro pubblico. Un po' di rimpianto per il primo set che dovevamo chiudere e probabilmente poteva significare una partita più agevole, però davanti avevamo una squadra che secondo me in questo momento è la più in forma e la più compatta del campionato, quindi tanto merito a loro per aver fatto benissimo tante cose, per averci messo sempre in difficoltà, e merito alle mie ragazze di averci creduto fino in fondo, di aver lottato su ogni pallone. Una squadra che è stata molto lucida, ha giocato un ottimo tie break, ha condotto già dal cambio di campo 8-7 e poi praticamente non ha più mollato nulla. Nel tie break è stata, non dico perfetta, ma quasi. Assolutamente abbiamo giocato un tie break di altissimo livello, di altissima intensità, ma soprattutto mentale prima che fisica. A quel punto le energie fisiche un po' erano poche per tutti. Un applauso va sicuramente al capitano che in quel momento ha preso per mano la squadra sul 6 pari quando c'è stata quella piccola interruzione. Le ho chiesto di compattare il gruppo e di essere lei il leader in quel momento, e lei lo ha fatto benissimo, ma bravissime tutte, la palleggiatrice che ha fatto nel tie break il suo miglior set probabilmente, il libero, tutte brave brave veramente, e abbiamo battuto secondo me, ripeto, una squadra veramente forte, ben allenata, ben messa in campo, con tante individualità interessanti, e è una grande soddisfazione. Poi faremo i conti per vedere se alla fine della prossima giornata saremo nei playoff oppure no, però comunque questa rimane per noi una prestazione importante per chiudere la stagione davanti al nostro pubblico. Proprio questa era l'ultima domanda, adesso c'è l'ultimo sforzo da fare domenica prossima su un campo difficile come Legnano per andare a conquistare l'intera posta in palio per cercare l'accesso in questi playoff. Sì, a conti fatti in questo momento siamo fuori per differenza punti, per differenza set, scusami. E Legnano è sicuramente una squadra molto forte che all'andata abbiamo battuto qui in casa, ma sarà un'altra partita. Loro hanno comunque consolidato il terzo posto, quindi magari potrebbero avere qualche motivazione in meno di noi, ma ci credo poco. E poi dobbiamo guardare il risultato di Brescia con Mondovì. Mondovì è aggrappato alle ultime speranze per la salvezza, oggi ha perso male in casa contro Caserta, quindi in questo momento sarebbe retrocessa direttamente, ha bisogno dei punti di domenica prossima, e noi speriamo che si vada a giocare la partita della vita e noi nello stesso momento proviamo a giocarci le nostre carte. Poi una volta che dovessimo andare ai playoff inizia un nuovo campionato, e lì chi ne avrà di più, chi avrà la testa più lucida, probabilmente si porterà a casa il sogno della 1. Per il calcio in prima categoria, pareggio tra il Monte Paone e Rombiolese. Il servizio. Dopo partita di Monte Paone Rombiolese, abbiamo qua chi ha guidato alla panchina e chi ha guidato in campo l'attacco della Rombiolese. Mister Grande, un pareggio importante, dopo il primo tempo forse non ci credevate neanche voi. No, abbiamo avuto un approccio assolutamente che non era consono alle caratteristiche dell'avversario. Che ce l'hanno detto anche alcuni dirigenti del San Gregorio che erano in tribuna, dice non riconosciamo la Rombiolese. Eh sì, ma è stato più un atteggiamento mentale, la partita per noi era e rimane una partita fondamentale perché racchiudeva i sacrifici di una stagione intera, no? Dal 10 agosto in poi che ci ritroviamo per un obiettivo, e oggi era un crocevia fondamentale. Dal punto di vista mentale ci poteva anche stare un atteggiamento, solo che l'avevamo preparata bene con un sistema di gioco ben specifico. Paradossalmente, come spesso avviene nel calcio, poi cambiando tatticamente siamo andati molto meglio, abbiamo avuto due svarioni sui due gol, anche se il Montepone poteva fare qualche altro gol. Poi ci siamo compattati nello spogliatoio, abbiamo corretto alcune situazioni e per fortuna è arrivato questo pareggio che per noi è fondamentale, anche se, lo dico, eravamo venuti qua per vincere. Grazie mister, e sentiamo un attimo Fanelli, l'uomo gol, 22 reti, però posso dire, è un ragazzo quindi accetterà anche la battuta, forse la Rombiolese è andata meglio quando c'è stata l'espulsione Fanelli-Mellace. Sì, sicuramente, anche perché abbiamo ottenuto il pareggio. Sono contento della prestazione della squadra, non tanto il primo tempo perché abbiamo sofferto un pochettino l'atteggiamento del Monte Paone,
però noi con carattere, con voglia e con la rabbia giusta siamo riusciti a ottenere il pareggio. Grazie a Fanelli, allora riconcludiamo col mister al quale abbiamo tolto la parola. La domanda che ci facciamo in tribuna, forse ci ha perso più il Montepaone con l'espulsione di Mellace che la Rombiolese? Diciamo che con l'espulsione di Mellace loro hanno perso il loro punto di riferimento a centrocampo. Io tra l'altro paradossalmente vi devo ringraziare perché voi, fornendo le telecroniche della partita, mi avete aiutato tantissimo nella sistemazione tattica della mia squadra, anche se poi ho dovuto adattare durante la partita, perché spesso vado a vedere come si muove, come gioca il Montepaone, tutto merito del mister, dell'ambiente. Poi, a parte diciamo questo nervosismo finale, permettimi di fare i miei complimenti personali al pubblico di Montepaone, che oggi ha regalato ai propri giocatori e ai dirigenti e a loro stessi una cornice di bellissima che raramente si vede in questa categoria. Faccio veramente i miei complimenti sotto questo aspetto del tifo e dell'organizzazione, e invidio un po' mister Pisano, però se tutto questo è arrivato vuol dire che lui l'ha costruito, la società l'ha costruito e i ragazzi se lo sono meritati. Ed eccoci ora con mister Pisano. Mister, un pareggio amaro per come è maturato, possiamo dire che la svolta è stata che loro hanno perso Fanelli, voi avete perso Mellace e la perdita maggiore è stata per il Montepaone dopo la doppia espulsione? Ma non la riassumerei solo così, nel senso che abbiamo secondo me delle colpe in questo pareggio, perché nel primo tempo non siamo riusciti a capitalizzare diverse occasioni per chiudere la gara. E purtroppo è finito il primo tempo sul 2-0 quando poteva tranquillamente finire 4-5-0 e credo che lì la partita sarebbe stata chiusa. Invece l'abbiamo tenuta aperta e poi il secondo tempo ovviamente non si può dominare una squadra costruita per vincere il campionato come è stata costruita la Rombiolese. Si può essere superiori e lo siamo stati il primo tempo, però poi il secondo tempo ovviamente non abbiamo ripetuto il primo, sarebbe stato fuori norma riuscire a fare due tempi a quel livello. E comunque è stato un grande Montepaone che comunque esce a testa alta e probabilmente non esce neanche perché il campionato ha ancora due partite, nel calcio tutto può succedere. Sì, no, noi aspetteremo la fine di questo campionato e poi tireremo le somme, anche se non ci dobbiamo aspettare niente dagli altri. Fino ad oggi tutto passava per le nostre mani, con questo pareggio invece tutto passa nelle mani di Rombiolese e San Gregorio, e quindi noi ci ritroviamo probabilmente a fare i playoff. Ma questo non ci dobbiamo assolutamente dimenticare quelli che erano gli obiettivi iniziali di questa squadra, quindi di questa società e di questo ambiente, che oggi vorrei parlare più che altro della cosa più bella che c'è stata oggi, che non è stata la partita, ma sono stati i nostri tifosi, che la mia delusione più grande è quella di non essere riusciti a regalare loro quello che avrebbero meritato, perché le emozioni che ci hanno trasmesso oggi difficilmente si possono vedere nei campi di prima categoria. Bene, con questo era davvero tutto, grazie per averci seguito e se uno torna nelle prossime edizioni, a tutti voi una buona serata. Arrivederci.